A Castelnuovo, questo venerdì e sabato, è sbarcata l'iniziativa denominata Movida Sicura, la campagna di prevenzione promossa dall'Assessorato regionale al diritto alla salute nei luoghi di vita notturna frequentati dai ragazzi, ma anche nelle città e nei principali centri. L'iniziativa anti-Covid prevede test sierologici gratuiti volontari. Chi poi dovesse risultare positivo al Covid-19 deve sottoporsi al tampone molecolare contattando il numero verde regionale per verificare se l'infezione è in fase attiva. La possibilità di sottoporsi a questo tipo di analisi non è passata comunque inosservata tra gli abitanti di Castelnuovo, con tanta gente che si è presentata all'appuntamento. Per quanto riguarda Castelnuovo, l'iniziativa si è svolta sotto l'egida del Comune e con la fattiva collaborazione della Misericordia e delle associazioni di volontariato. Le immagini che vi proponiamo si riferiscono al primo giorno di venerdì, quando, causa il tempo inclemente, i test sono stati svolti anziché nella piazza del Duomo sotto le logge, dove si è formata una lunga fila. A sovrintendere il tutto nella prima giornata, la dottoressa Patricia Tolaini, che a Castelnuovo è assessore con delega alla sanità. Bisogna dire che oltre ai giovani è stata massiccia anche la partecipazione di persone di tutte le età, richiamate dalla possibilità di fare un test sierologico gratuitamente. Questo la dice lunga sull'apprensione che c'è per la situazione legata al coronavirus, dopo anche la crescita dei casi in questi mesi. Nella prima giornata i test effettuati sono stati 87 e non è stato possibile accontentare le richieste di tutti, tante sono state le persone presenti. Come detto, l'iniziativa si è ripetuta anche nella giornata di sabato.